Eccoci tornati, cari amici di Bigal Musica. Eccoci tornati in casa piano, perché questa è la seconda puntata di Guitar Inferno, quindi siamo qui di nuovo in casa piano. Vedete che l'ambientazione non è la solita casa De Montis, ma siamo tornati in casa piano e soprattutto c'è il buon Appiano, detto anche lo strangolatore, col quale, come sappiamo, andiamo a approfondire quelle che sono delle tematiche di chitarra relative al rock ed all'hard rock. Quindi, allora, di cosa parliamo oggi, Albi? Allora, oggi proviamo a fare qualche esercizio propedeutico per avere una buona doppia arretrata. Okay. Quindi, due esercizi molto semplici, molto corti. Purtroppo ogni tanto nelle cose bisogna, per imparare o comunque per migliorare la tecnica, bisogna ogni tanto fare delle cose anche un po', ahimè, noiose. Quello che andremo a vedere oggi è qualcosa di, tra virgolette, noioso, ma cercheremo poi, alla fine, di capire come invece investirlo poi in cose molto più divertenti e più efficaci. Ok. In questo momento stiamo andando a vedere qualche esercizio semplice. Doppia plettrata. Allora, partiamo dalla cosa base, no? La doppia plettrata, nasce dal plettro. Quindi chiaro. Che plettro! Ragazzi, qua plettro. Stiamo per introdurre il Super Plettro. Super Plettro è un plettro che solo la piano ha. Eccolo qua, plettro. Il plettro degli dèi, ma manco quello del film di Jack Black è così. Questo veramente vi fa andare ai mille all'ora, allora, ma ce l'ho solo io. Quindi. Ce l'ha solo la piano, quindi il Super Plettro non potete avere. Avendo avuto la fortuna di tenere in mano il Super Plettro, posso dirvi delle caratteristiche del Super Plettro. Innanzitutto è spesso, no? Cioè non è un plettro da 0,1 mm, ma è diciamo qualcosa tipo un millimetro, esatto. Forse poi, qualcosina di meno. Andremo a spiegare come bisogna poi tenerlo per non avere un effetto duro, ma un effetto leggermente rimbalzato, passatemi il termine, sulle corde. Comunque, diciamo che la prima cosa che mi pare di poter dire è: quando vi avventurate nella doppia plettrata e non solo nel fare le bionde trecce, diciamo, con gli scout per limonarvi una tipa, cercate di prendere un plettro che sia abbastanza duro. Non prendete un plettro estremamente sottile perché vi si incastra tra le corde. Non si può fare con un plettro. Con un plettro sottile non si può fare assolutamente. Duro, quindi abbastanza spesso. Diciamo che si può orientare 88 un millimetro, quella dimensione lì. Nemmeno troppo esageratamente spesso. Perché sennò diventa un pezzo di legno. Esatto, non un plettro da basso, per intenderci. Ecco, no? Quindi deve essere un plettro comunque che resta nella normalità, nel suo spessore. Ok. Quindi noi adesso andiamo a vedere. Ma due esercizi di una semplicità. Ah, scusa, io vorrei chiederti un'altra cosa che potrebbe essere scontata, ma potrebbe anche non esserla. Come cazzo si tiene il plettro? Andiamo a fare Allora, la gente prende il plettro, l'ho vista fare nei modi più strani. Addirittura, no? Quindi, così. Sì, delle cose. E poi tanti che tengono tra i denti per fare delle robe oscene con le dita. Allora, il plettro va tenuto in maniera, in questo modo. Adesso si allontani un po', sì. Se io lo sposto lo sto tenendo in equilibrio. Ok. No, quindi questo è quello che deve essere fatto, cioè quasi un gioco di equilibrio. È una cosa jedica quasi. Quasi jedica. Quindi dito perpendicolare al terreno. Possiamo anche dire, ragazzi, provate queste cose a casa. Solitamente uno dice non fatelo a casa, invece qua potete farlo, non succede nulla. Beh, non avete super plettro, però comunque. Non avete super plettro, però è chiaro che se adesso mi metto a girare a certa velocità, prima o poi mi partirà, però non è quello lo scopo. Esatto. Una volta che noi abbiamo il plettro ben in equilibrio, lo andiamo a chiudere con il polso. Ok. Con il polso. Col polso, sì, col pollice. E dobbiamo lasciare una piccola punta. Vediamo un attimino. Ecco, vedete che la superficie che sporge non è immensa, proprio perché non ci deve essere una grande, come dire, una grande leva, un grande, non so come definirlo, tra quella che è la mano e il plettro. Deve essere giusto la puntina che serve per andare a stuzzicare velocemente, esatto, le corde. Esatto, e noi dobbiamo fare anche quest'altro gesto, nel senso che noi dobbiamo cercare di studiare il fatto di poter fare questo movimento qua. Anche vedete? Il movimento del pollice serve. Ok. Perché ora vi faccio vedere una cosa semplicissima. Senza muovere né polso né niente, sistemando le cose, io poi. Solo utilizzando il pollice, quindi questa già era una cosa a me sconosciuta, io che gli sono sempre andato de zappa quando plettro, non sapevo che già solo col pollice si potessero utilizzare. Esatto, attenzione, ovvio che noi nell'andare a fare una doppia plettrata, quando andremo ad aumentare la velocità, andremo a prendere anche altre parti della nostra mano, certo. E leggermente il polso, però l'obiettivo in fase di studio è quello di cercare di limitare questo movimento qua del polso il più possibile. Mm-hmm. Lo dobbiamo limitare, cioè dobbiamo cercare di concentrare il gruppo muscolare, diciamo così, su questa parte, sì.
e quindi cercare di avere questo tipo di effetto. Ok. Ma partiamo con l'esercizio. Ok, l'esercizio. Vediamo l'esercizio. Molto sentiamo semplice. Il primo esercizio, parliamo di quattro note circolari. Sì, circolari. Quindi 5, 7, 8, 9. Quindi altro ritorno. Sì. Ah, scusa, suona il telefono. Se devi rispondere, vai pure. No, io non rispondo. Cioè, sbattiamo le palle, ma ok. Sì, perché saranno quelle promozioni. Tipo, ok. Non si dicono nomi. Ok. Però allora noi proseguiamo in questo senso. Allora, abbiamo visto come si tiene il plettro. Andiamo però a scomporre quale deve essere la linea e il movimento corretti. Quindi, allora, innanzitutto, già che ne approfittiamo un attimo, già che suona il telefono, io direi che potrebbe essere un buon momento per inquadrare quella che è la tablatura dell'esercizio, esatto, che stiamo facendo. Quindi, allora, stiamo parlando, questa è, vedete, ho fatto una tablatura più completa, in realtà sono due esercizi che vedremo oggi, ne inquadriamo uno, il primo. Ah, hanno smesso di rompere i coglioni. Ne inquadriamo uno, il primo, e quindi ci stiamo muovendo solo sulla corda di Si e solo sulla corda di Mi cantino, e stiamo facendo senza alterazioni delle note, quindi senza bending, senza nulla, senza rake, senza vibrati, senza un cazzo, stiamo facendo con la doppia plettrata 5-7-8 sulla corda di Si, un 5 sulla corda di Mi cantino e poi quello che lo strangolatore definiva come il ritorno, ovvero 8-7-5 sulla corda di Si. Tutto questo in loop, quindi 5-7-8-5-8-7-5, 5-7-8-5-8-7-5 e così via, ok? Quindi ragazzi, fatevi il vostro bel fermo immagine, come al solito vi ricordo che queste sono le tablature che non solo noi utilizziamo, ma si usano in generale, quindi ci sono 6 corde, Mi, La, Re, Sol, Si e Mi cantino, e ovviamente i numeri vanno a identificare quelli che sono i tasti toccati, in questo caso come dicevamo 5-7-8, poi 5 su Mi cantino e 8-7-5 sempre sul Si. Okay. Ok, torniamo a noi. Allora, una piccola nota: quando parliamo di doppia plettrata, ovviamente doppia plettrata cosa vuol dire? Su, giù, su, giù, su, mm-hmm, giù, su, giù. Come... ok, è un plettrare, un continuo plettrare alternato, che ci dà la possibilità di raggiungere delle velocità notevoli, anche una pulizia, un certo rigore nella plettrata. Oggi cercheremo di avere anche un po' di pulizia nell'accelerare questo tipo di esercizi. Però innanzitutto partiamo, allora abbiamo detto semplicissimo, allora vi dico subito un errore che molti fanno e che poi impedisce il fatto di poter raggiungere un certo tipo di velocità. Perché noi facciamo giù, su, giù, tanti qua fanno giù di nuovo, perché noi siamo abituati, stiamo scendendo, quindi vado giù e vado anche con il plettro giù. In un certo senso, forse perché mi sento anche un po' più comodo. Certo. Ecco, questo è un errore da evitare, perché a lungo andare, quando cerchiamo di aumentare la nostra velocità, ci incartiamo. Quindi, correggimi se sbaglio, dovrebbe essere che sostanzialmente nel momento in cui tu fai questo movimento, adesso io lo sto facendo con la mano sinistra, esatto, quindi il movimento è sbagliato, però vuol dire per dare la direzione del plettro, no? Ecco, facciamolo così, così il plettro non c'entra deve più nulla. Deve essere un continuo, quindi su, giù, su, giù, su, giù, su, giù, a prescindere dai cambi di corde, no? Quindi nel momento in cui tu passi da una corda all'altra, continui a fare su, giù, su, giù, su, giù. Quindi questo permette un movimento circolare della mano che gli dà di velocità. Esatto, quindi in realtà, e questo è veramente l'unico punto di attenzione, perché abbiamo visto sono quattro note in croce, un esercizio molto semplice, è solo avere cura di fare giù, su, giù, su. Ok. Adesso l'ho esasperato come gesto. Beh, chiaro. Però questa è la cosa, quindi... ok, facendo questo esercizio per un po' di tempo diventa poi molto più semplice approcciare poi anche altre scale e anche altri esercizi di doppia plettrata, ma che poi vedremo. La doppia plettrata può essere applicata ovviamente a tutte le scale, salti di corda, cazzi e mazzi, qualsiasi tutto cosa, quello che volete. Può essere, è una tecnica come un'altra. Questo stesso esercizio potrebbe essere fatto in hammer on pull off, cioè io potrei dare un colpo di plettro e andarci solo di mano sinistra. Il discorso però è che l'effetto è diverso, è più semplice farlo in hammer on pull off evidentemente, sì, però sì, è meno incisivo e non c'è quel click 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 del plettro sulle corde che dà molta pesantezza al suono. Esatto, esatto. Qua si parla di esercizi che vogliono anche dare un po' di durezza, certo, al nostro modo di suonare. Ora, facciamo lo stesso esercizio, lo ampliamo leggermente, mettiamo qualche nota in più, no? Quindi partiamo sempre con questa base, quindi attenzione, sempre
dal basso verso l'alto. Questo sempre verso, quando scendiamo di corda, se il nostro ultimo corpo colpo è un giù, quello successivo deve essere un su. Sempre su, su, giù, sempre. Su, giù, su, giù, su, giù, su, giù e via. Adesso mettiamo qualche nota in più. Ok, facci sentire questa cosa fatta velocemente, così poi inquadriamo. Okay. Però volevo fare ancora solo una piccola nota. Certo. Su questo, io in realtà sto cercando di limitare, come vi dicevo, il blocco muscolare sulle dita, quindi io in realtà mi sto muovendo pochissimo. Quindi io sto lavorando. Cioè, sto coadiuvando un movimento che può anche partire dal polso, attenzione, ma deve essere molto limitato, sto coadiuvando, lavorando su questo sistema qua. Sì. Attenzione, quando andiamo a fare una doppia petrata, avendo un plettro, diciamo, spesso, deve essere leggermente inclinato. Non possiamo andarci così, non possiamo andare dritti, dobbiamo andare leggermente piegati. Perché questo favorisce perché probabilmente... Perché dobbiamo avere... Okay. Avere il rimbalzo della nota. Ok. E quindi poi facendo ragazzi, me coglioni, mi viene da dire, nel senso, questa doppia plettrata chiaramente bisogna saperla fare, però permette di raggiungere delle velocità notevoli. Sì, ma come in tutte le cose, come in tante cose, in un certo senso muscolari, anche se parliamo di muscoli che hanno a che fare con le nostre mani, dobbiamo cercare di limitare lo sforzo, quindi errori tipici. Sì, cioè, smanacciare troppo. Smanacciare. Un altro errore, ad esempio, qui introduco un concetto che poi approfondiremo magari in altri video, ergonomia. No? Quindi dobbiamo cercare di avere la nostra chitarra ben presente di fronte a noi, come se fosse un terzo arto nostro. Per avere questa cosa noi dobbiamo cercare di avere sempre un'inclinazione della mano corretta. Ci sono persone che potrebbero essere anche buoni musicisti, ma che poi, avendo visto magari Hetfield suonare con la chitarra sulle ginocchia, sì, la tengono bassa così. Vabbè, e lì no. Ecco, così non lo fai mai. Certo, non mai, puoi avere, non avrai mai lo spazio giusto per farlo. Quindi non ficcatevi la chitarra sotto il collo, perché magari può essere anche brutta da vedersi, anche se in realtà qualche gruppo che aveva la chitarra sotto il collo l'ho anche visto, e forse erano i Franz Ferdinand, che peraltro mi fanno cagare, però comunque il chitarrista teneva la chitarra sotto il collo. Ma senza esagerare, tenete la chitarra a un'altezza decorosa. Per citarne un altro, Rage Against the Machine. Ah sì, è vero, anche Morello tiene la chitarra altissima. Morello tiene la chitarra sotto la cosa, perché in realtà noi dobbiamo cercare di tenere la chitarra, ma ripeto, questo sarà un argomento di un'altra lezione. Ergonomia, dobbiamo tenere la chitarra ad un'altezza, in una posizione, eccetera, che sia conforme al nostro corpo. Certo. Se sei Hetfield, che non hai bisogno di piegarti per grattarti un ginocchio, perché Hetfield in effetti ha le braccia lunghe come un gibbone, quindi esatto. Non ha bisogno di dire, cazzo me ne frega, ma arrivo fino ai piedi con le braccia. Esatto, okay. Però se uno ha una fisicità normale, diciamo, normale, certo, deve comunque sempre essere comodo e mai andare a stressare la muscolatura delle nostre, esatto, braccia. Uno ti puoi far male, due è meno efficace, esatto, quando suoni. Questa è una piccola digressione che ho voluto fare, okay, giusto, perché giusto. Dobbiamo sempre ricordarci che quello che noi abbiamo qua sono muscoli, e quindi sono soggetti a stress. Certo. Per cui, questi sono due esercizi interessanti che poi possono essere sviluppati, e allora a quel punto si possono fare tante altre cose. Giocando con questi si possono fare poi, o anche scendere, ok, si può giocare. La doppia plettrata ci permette di andare veramente veloci e soprattutto di utilizzare dei fraseggi. Io vedo, io non sono, cioè, insomma, sto
parlando di questo un po' da profano, perché non sono sicuramente un chitarrista solista, ma sto vedendo da quello che mi ha scritto lo strangolatore qui, e che adesso vi inquadrerò, sto vedendo che stiamo parlando in realtà di fraseggi abbastanza semplici. Il primo esercizio che ha fatto sono veramente tre note e un'altra nota, e poi di nuovo quelle tre note che tornano indietro. Il secondo esercizio c'è qualche nota in più, ma il discorso è quello. Stiamo andando su e giù, su delle cose corte, in loop, e l'effetto è figo. Cioè, sembrano cose molto più complicate di quello che... Ora, ci ho provato prima, mentre lo strangolatore era un attimo di là, e non mi è venuto, perché io non sono un chitarrista. Ma voi che chitarristi lo siete, sforzatevi sulla tecnica della doppia plettrata, perché è una tecnica assolutamente attuale, assolutamente efficace, e ci dà la possibilità di fare delle grandi cose. Sì. Allora, io quello che farei adesso, poi magari richiediamo ad Albi di risuonarci questi due esempi e di inquadrarvi. Il primo esercizio l'abbiamo già visto, quindi 5-7-8, poi un 5 sul micantino e 8-7-5, il tutto fatto in loop. Vi inquadro sempre fatto in loop. Il secondo esercizio, sempre parliamo di doppia plettrata, quindi non ci sono alterazioni delle note con bending, tremoli o quant'altro. 5-7-8 sul nostro caro Si, poi 5-8-5-7-8-7-5 sul micantino. Questo passaggino è lievemente più articolato, ma non c'è nulla di particolarmente complesso. Partite facendolo piano e poi accelerate, e poi quello che è il ritorno vero 8-7-5. Da qui ripartirà in loop 5-7-8, poi si passa sul micantino, si fa tutta quella sfilza di note, si ritorna poi a fare 8-7-5 su Si e via andare. Fatevi fermo immagine, segnatevi anche questo secondo esercizio. Io adesso, avete fatto ragazzi, dai, 3, 2, 1, ok, andate. Io adesso richiederei... Giochiamo un po' su questi esercizi. Esatto, magari qualche applicazioncina, anche uscendo da quelle che sono le note che abbiamo visto qui, ma facciamo sentire un po' di doppia plettrata. Certo. E magari proviamo a miscelarla, poi lo vedremo altri esercizi, in questo caso con Pull-off a Merone, però proviamo a mischiare le due cose. Okay. Facciamo questo volo pindarico. Perfetto, abbiamo visto un'applicazione di sporcizia, ma di doppia, vabbè, ma ragazzi, siamo anche qui che, cioè, ricordatevi sempre che noi, oltre a dimostrare, e parlo qui sia dello strangolatore sia del buon Paolo De Montis e sia di me stesso, oltre a dimostrare esercizi ci facciamo anche qualche birretta, qualche bicchierino di vino, quindi tollerate quella che può essere l'imprecisione e apprezzate invece il senso di amicizia con cui facciamo questi video, bisogno. Esattamente. Allora, abbiamo visto, diciamo, un utilizzo della doppia plettrata va su e giù, insomma, ci hai messo un po' di... utilizzando delle semplici scale con dei passaggi cromatici, vedremo poi in realtà la piano ci sarà anche molto utile, perché poi ci spiegherà anche qualcosina su quello in altri video, vedremo poi su quello che sono le scale, i modi, ci sono delle applicazioni anche decisamente concettuali e abbastanza tecniche di quello che può essere una scala, non si esaurisce tutto facendo una pentatonica minore, ci sono tante applicazioni, avremo modo di vederle. Abbiamo visto un approccio, insomma, alla chitarra figo, perché questo è hard rock puro, si parla di grande velocità, che comunque non è tutto nella musica, lo sappiamo bene, ma è una cosa che utilizzata in certi ambiti è molto spettacolare, soprattutto se voi suonate hard rock, dopo un po' che fate sempre due note e non succede nulla e non c'è un momento spettacolare, la gente si rompe anche un po' le palle. Se invece voi andate a condire un qualcosa che può essere un pezzo d'altronde, quando andiamo ad ascoltare i grandi dell'hard rock, parliamo di Van Halen, parliamo di Steve Morse, parliamo di questa gente qua, insomma, era gente che la doppia plettrata la sapeva fare e come. Ecco, esatto, ecco. Io gli ho avuto la fortuna di vederli anche dal vivo, solo loro a fare il loro mestiere. Ma passiamo all'ultimo. Passiamo a una cosa molto importante. Ricordiamo che lo strangolatore è un sommelier, quindi andiamo ad abbinare la doppia plettrata, questa tecnica della doppia plettrata, ad un vino. Cosa ad ci un dici? Vino. Beh, allora, abbiamo visto due esercizi duri. Quando parliamo di durezza, inevitabilmente ci viene in mente il concetto di tannicità, qualcosa che, come dire, batte sui denti, no? Si parla di durezza. E allora io propongo un Sagrantino di Montefalco, un vino umbro. Vinone questo, ragazzi, vinone, Sagrantino di Montefalco. Sono vini che costano anche tanto, vero? Con loro un bel prezzo. Insomma, penso che si parta dai 30-40 euro in su. Sì, per avere un buon... Parliamo di vini buoni. Vitigno autoctono, cresce nella zona appunto di Montefalco. Il vitigno si chiama Sagrantino, un vitigno autoctono, quindi un vino originale di un
determinato tipo di territorio e lo andiamo ad abbinare con questi esercizi, esercizi duri, esercizi che tannici, quindi che danno una buona anche impronta di durezza sulla nostra muscolatura delle mani. Ok. Buonissimo. Ragazzi, un bel saluto dallo strangolatore. Abbiamo visto doppia plettrata, una tecnica che è alla base di tutto ciò che riguarda gli assoli dell'hard rock. Abbiamo visto un'applicazione della doppia plettrata su due esercizi e non solo, perché siamo andati anche a utilizzarla verso il finale su un fraseggio totalmente improvvisato che andava su e giù sulle sei corde. Che dire, io sono Aldi Bigalmusica, www.bigalmusica.it è quello che spero sia il vostro negozio di riferimento per quanto riguarda l'acquisto di strumenti musicali. Vi saluto, è stato bello, questa seconda puntata di Guitar Inferno è andata come al solito più che bene, è il preludio di quello che saranno tante altre puntate, spero che vi piacciono. Come al solito vi chiedo, come già fate per quanto riguarda gli Armonica Tips fatti da me e dal maestro De Montis, vi chiedo anche qui di scrivere quelle che possono essere le vostre impressioni, commentate questo video qua sotto, scrivetemi su Facebook, fate un po' come volete, tanto modo di contattarmi ce l'avete, scrivete quelle che sono le vostre impressioni, scrivete quelli che sono i vostri consigli, anche magari qualcosa che volete in qualche modo approfondire, dateci dei suggerimenti per i prossimi suggerimenti che noi vi daremo. Ringraziamo anche lo strangolatore e che dire, alla prossima ragazzi, fate i bravi, divertitevi, ciao.